TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta. È il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, già la cronaca, ma non solo la politica, lo sport, il costume. Allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi 7 giorni. Della stazione si sapeva, di via Santa Sofia in pieno centro, di via Montecengio in zona Chiesa Nuova no. Sono alcuni dei luoghi dello spaccio indicati da una nuova mappa della droga in città. Ci sono luoghi nei quali intervengono regolarmente le forze dell'ordine, come via Spetti e via Bonarroti all'Arcella, via Bixio e via Cairoli, il cosiddetto ghetto di fronte alla stazione, via Avanzo e via Codalunga, sempre in quella zona, e poi le piazze e piazza De Gasperi, mal frequentata nonostante gli ultimi tentativi di commercianti e residenti di ripulirla. La sensazione però è che lo spaccio sia in crescita. È di pochi giorni fa il sequestro di 40 kg di marijuana e hashish sull'auto di un insospettabile ventenne milanese. Doveva essere la scorta di droga per l'estate padovana. E poi ci sono tutte le segnalazioni di cittadini e commercianti inseriti nella mappa da Fratelli d'Italia, portano alla zona degli istituti universitari, al Parco delle Farfalle di Mortise, al Portello, a Piazza dei Signori, perché Piazza delle Erbe e Prato della Valle già sono ben note a polizia e carabinieri. Una mappa, insomma, che in buona parte ricalca i luoghi tristemente noti, ma che porta però alla ribalta zone nuove con una caratteristica generale. Lo spaccio a Padova è concentrato soprattutto nella zona nord-est, quella vicino a treni, pullman e tangenziali, perché è da lì che i giovani arrivano più facilmente in città a fare la spesa. Una spesa drammatica che mette Padova al centro del traffico di droga del nord-est. Una mappa destinata anche ai volontari che nelle prossime settimane passeggeranno per le strade richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine in caso di situazioni anomale. Una situazione difficile non solo nelle periferie dunque, ma anche in centro storico. E Fratelli d'Italia chiede al sindaco Giordani e alla sua giunta segnali urgenti e concreti contro la piaga dello spaccio. Sono passati 8 mesi e mezzo da quando via Bezzecca è diventata una strada chiusa e dalle promesse di riqualificazione fatte dall'amministrazione. Fino all'ottobre del 2017 un passaggio a livello la tagliava in due. Ora il sottopasso sulla strada parallela ha tolto smog e code, ma ha anche messo in ginocchio molti commercianti. Questa ad esempio è una trattoria ora in grande difficoltà. Molto male, sta peggiorando sempre di più. Ci hanno tagliato fuori da tutto. E... cosa chiedete? Noi chiederemo un cartello che indichi la nostra presenza all'inizio, senza la burocrazia che ci è stata chiesta, senza l'iter burocratico, insomma, all'inizio della via. Tanti bar chiude, quello là in fondo i Gassara, adesso sarà qua, sarà a Calfornaro qua i Gassara, non c'è più niente, qua scusa, guarda, deserto. Questo commerciante non ha perso la sua clientela ed è soddisfatto che l'inquinamento sia sparito, però ci sono situazioni inspiegabili. Sistemare la segnalettica, perché vengono ancora i vigili per la pista ciclabile. Che ovviamente non c'è più. Non c'è più, non ci sono più macchine, non c'è più niente, però i vigili vengono ancora. Io me la cavo ancora un po' bene perché ho il mio giro di clienti, però... qui hanno detto che fanno tante cose, ma dal 16 ottobre dell'anno scorso che hanno chiuso... il sottopasso, cioè il passaggio di livello, scusate, però non abbiamo visto nessun risultato. Io il mio giro, il mio lavoro, però se dovessero chiudo anch'io. Ho paura che un domani più che altro qui ci sia un deposito, qualche spaccio di qualcos'altro. Se io parcheggio lì mettono la multa, se uno passa di qua mettono la multa perché... non si può parcheggiare. In via Bezzecca dicono il comune, insomma, non si è più visto, i progetti non sono partiti e la strada sta morendo. Non chiediamo niente, ci hanno promesso loro il mercatino, parcheggi, una rianimazione della zona. Chiusura a sorpresa per i commercianti di via Crescini. Il comune ha transennato 300 metri della strada per ripristinare le fognature, ma i negozianti si lamentano. Va bene fare i lavori, ma è mancata del tutto la comunicazione per dare modo di avvisare i clienti, di cercare un'alternativa, di limitare i disagi. E così molti sono stati colti di sorpresa, il coro di proteste è unanime. Devo andare al veterinario, non riesco a trovare... Credo sia più in là però, signora, più avanti. Più avanti, grazie, col peso. Ha dovuto parcheggiare qui? No, ho dovuto parcheggiare.
parcheggiare là in fondo perché ho trovato chiuso là in fondo. E non sapeva niente, ovviamente. C'è scritto deviazione, ma non so dove vado. Lunedì mattina ci siamo trovati la strada chiusa e comunicazione a noi non ne sono arrivate, quindi non abbiamo saputo nulla. Disagi per i clienti anche. Disagi anche per i clienti, ci sarà polvere, rumore. Dall'oggi a domani ci ritroviamo con la strada chiusa così e non è proprio il massimo. Una brutta sorpresa, sì, decisamente. Crea parecchi disagi per i clienti e anche per noi che lavoriamo, insomma. Stando ai cartelli, i lavori proseguiranno fino al 9 luglio, almeno questo c'è scritto, anche se in molti dubitano che il termine sarà rispettato. Lavori necessari, d'accordo, ma che andavano comunicati. Se bisogna farli, bisogna farli, però appunto c'è un sistema di comunicazione che può essere utile a tutti quanti. L'avvertimento sarebbe stato gradito. È difficile perché io sono arrivata in motorino, ho dovuto lasciare il motorino distante per arrivare fino a qua. E quindi sapere in anticipo queste... In anticipo sarebbe stato sicuramente meglio. Passo tutti i giorni, non ho mai visto cartelli che indicavano un inizio lavori. Il pericolo naturalmente è che gli affari ne risentano. Credo di sì, sì. Banco. Siete già accorti anche? Sì, sì, purtroppo sì. Nessuna voglia di protestare in comune però, tanto non otterremmo nulla, dicono rassegnati i negozianti, e allora a far sentire la loro voce ci pensiamo noi. Nessuno deve fare una tappa veloce, cioè io sto girando da mezz'ora. Sono entrata, era tutto pieno e come al solito comunque non è che... Da dove viene? Da Vigonza. Viene spesso qui? No, è che è una malata qui e quindi devo portarle il cambio e infatti mi dispiaceva star qua a metterle nel silos per farmi tutta la strada e quindi perderei... Quindi per un semplice cambio comunque è ferma qui da quanto tempo? Da mezz'ora che giro. Storie di ordinaria amministrazione in luoghi che oramai fanno fatica ad accogliere il massiccio arrivo di persone che gravitano attorno al vecchio polo ospedaliero padovano. Con l'arrivo di luglio però la cessione dei terreni assicurata dal comune alla regione per la costruzione del nuovo ospedale dovrebbe finalmente avere luogo. Un passaggio atteso da tempo da chi intanto però deve continuare a venire qui. Senz'altro più comodo, sì sì. Per noi che veniamo da fuori città è senz'altro più comodo rispetto che qua. Io lo spero perché sa... In Italia lei lo sa come vanno le cose, quello che è provvisorio diventa definitivo. Speriamo dopo 30 anni di dai e dai e dai, speriamo che sia volta buona. Più che altro è perché poi il parcheggio è... Da dove viene? Vengo da qua, dalla stanga. Nel frattempo ci si ingegna come si può per poter visitare la moglie senza problemi di parcheggio. Questo signore ha tirato fuori una motocicletta. Uno deve lasciare, sono in via Massimo di là oppure a Salà, perché qui dentro non si trova posto. Se no bisogna venire verso sera oppure quando non c'è movimento. Se no avere, come si dice, un po' di fortuna. Non siamo un codice operatore, ma madri e padri. Recita così uno dei cartelloni scritti dai 204 lavoratori Comdata di Padova in presidio per tutta la mattina davanti al comune. Nessuna crisi aziendale, nessuna perdita di commesse per questo call center che da metà maggio ha dato il via alla procedura per la chiusura del sito di Padova. 45 anni l'età media dei dipendenti, soprattutto donne, lavoratrici e lavoratori sotto shock, come Raffaella e Stefania, che qui lavorano da 20 anni. Io ho 45 anni, tra l'altro faccio parte di una famiglia monoreddito perché siamo solo io e mia figlia e in questo momento siamo fortemente preoccupate anche per il mio futuro, per quello di mia figlia. Perché a quest'età qui rimettersi in gioco non solo spaventa, ma credo sia particolarmente complicato. 15 giorni prima dell'annuncio della chiusura del sito di Padova, io ho avuto un colloquio con HR, la responsabile del personale, e io dicevo che voglio andare in pensione con questo lavoro. E lei mi diceva: non ti devi preoccupare perché il sito di Padova gode di ottima salute. Poi improvvisamente, dopo una settimana, è uscita la notizia, è stata una doccia fredda, nessuno se l'aspettava. Doppia angoscia per Barbara che in Comdata lavora con il compagno. Il giorno prima che uscisse la notizia, il 4 maggio, che ci avrebbero appunto licenziato e ci hanno chiesto il giorno dopo di fare straordinario, che era sabato. Per cui non ci aspettavamo questa cosa. Ai lavoratori è stato proposto il trasferimento, ma in pochi lo prendono in considerazione.
una casa appena comprata col mutuo, non è facile, genitori anziani che hanno bisogno anche della nostra presenza, per cui non possiamo prendere, cambiare vita ed andare, ci hanno proposto Lecce o Cagliari, cioè sono realtà totalmente diverse. Per un anno sarà applicato il contratto di solidarietà con stipendio ridotto del 60%, la speranza è da su tutta nelle istituzioni. Ricevuti dal sindaco Giordani, i lavoratori Comdata attendono il tavolo convocato al MISE per il 3 luglio. Il primo mezzo faceva servizio per una ditta di trasporti, il secondo per un'azienda edile. Entrambi viaggiavano sulle strade della città con un carico di materiale pericoloso. È un Fiat Ducato quello fermato dalla polizia locale di Padova in via del Progresso con un carico di 40 kg di polvere esplosiva, 5 latte di solvente e barattoli di olio motore. Materiale destinato a una tipografia, trasportato senza il minimo di sicurezza. Punizione esemplare per l'autista che in un colpo solo si è visto ritirare la patente e togliere 64 punti. L'azienda dovrà invece farsi carico di una multa di quasi 4.000 euro. Il secondo caso in via Reni, qui il furgone di una ditta edile viaggiava con circa 720 kg di polvere da sparo senza seguire le precise norme stabilite dal codice della strada. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida dell'autista con il taglio di 14 punti e previsto il pagamento di una multa di 1.380 euro. Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia. Siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta. A presto.